Dal Vangelo secondo Matteo. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Il Vangelo di questa domenica ci mette dinanzi il comportamento di due giovani. Uno che dice di obbedire, di voler obbedire al comando del proprio padre, ma poi nella pratica disattende alla richiesta, e un secondo giovane il cui atteggiamento è quello iniziale di rifiuto rispetto alla richiesta del padre, ma poi nella concretezza, nella realtà, obbedisce e compie quanto il padre gli ha chiesto. Questi atteggiamenti sono dunque espressione della relazione della apparenza e della realtà, della relazione tra il dire e il fare. Dire di voler compiere quanto il Signore chiede, dire di voler vivere cristianamente, ma poi disattendere quotidianamente alla giusta relazione con Dio, disattendere quotidianamente alla relazione di carità con Dio e con i fratelli, ci pone in una dimensione, in una vita di apparenza, in una vita penosa, in una vita appunto che realizza quella brutta situazione di un'obbedienza a parole che però disobbedisce nel concreto, come se decidiamo di donare tutta la nostra vita a Dio in un momento di grande carità nei suoi confronti e poi ce la riprendiamo giorno per giorno disattendendo e disobbedendo nel concreto della nostra vita, nel concreto delle nostre giornate. E quasi in maniera schiacciante il Signore conclude il Vangelo che abbiamo ascoltato dicendo che i pubblicani, i peccatori e le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli. Cos'hanno in più rispetto a coloro che ascoltano queste persone? Cos'è che gli permetterà di precederci nel Regno dei Cieli? Nient'altro che non l'aver rifiutato l'apparenza. Per via, quasi in maniera obbligata, le prostitute, i pubblicani, erano ritenuti pubblici peccatori, non avevano da difendere alcuna apparenza perché nei confronti del mondo già vivevano nel peccato. La differenza allora sta nel rendersi conto, l'invito sta nel rendersi conto della propria miseria. Ciascuno di noi è invitato a prendere consapevolezza del fatto che di fronte a Dio non può cercare di dire sì e poi compiere il no, non può cercare di nascondere una disobbedienza sotto gli occhi di un'obbedienza, ma il bello, il centro appunto di questa obbedienza non è nient'altro che l'amore. Allora impegniamoci non solo a dire di amare Dio, non solo a pregarlo con le nostre parole, ma a dimostrargli questo amore come un fidanzato lo dimostrerebbe alla propria fidanzata, con atti di affetto, con atti di carità nei suoi confronti e nei confronti dei fratelli.